Ieri, come dicevo, abbiamo visto la definizione di energia, di segnali di energia e segnali di potenza. Ora daremo una meglio un'occhiata alla definizione di banda. Ci stiamo occupando di energia, potenza e banda perché la nostra preoccupazione sarà quella di trasmettere un segnale. Per trasmettere questo segnale dobbiamo fare due cose: portarlo alle frequenze del canale, cioè qui dovremo modularlo, e poi imprimergli la necessaria potenza affinché esso possa attraversare il canale e arrivare a destinazione in maniera fruibile, insomma con un livello di potenza che è superiore a quello del rumore. Quindi i due parametri più importanti saranno la potenza e la banda del segnale, perché la potenza costa e la banda anche costa, perché occupa spazio nel canale. Per questo stiamo guardando alla potenza, energia, dei segnali e alla loro banda. Quindi, dopo aver definito la potenza, energia e un segnale, e dopo aver definito di conseguenza segnali di potenza e segnali di energia, ricordiamo un'altra definizione molto importante in teoria dei segnali, cioè la correlazione. Vedremo, ma come voi già sapete, con la correlazione trovo la densità spettrale di potenza o di energia e con quella trovo la banda, che è il secondo parametro importante. La correlazione di un segnale definisco direttamente la correlazione mutua, ok? Fra due segnali X e Y, valutata nel ritardo tau, è semplicemente la media di un segnale X e T per l'altro Y ritardato e coniugato. Ma a questo punto ci sono due parametri ancora, il tempo T e il ritardo tau, mentre questa è una sola funzione del ritardo tau, integrale su tutto R in dt. Se X e Y sono segnali di potenza, se invece sono di energia, viceversa, se sono di potenza, come ben sapete, il limite per T che tende a infinito di 1 su T integrale fra meno T mezzi e T mezzi della stessa quantità. Questa è la definizione nel caso in cui si tratti di segnali tempo continui. Se sono tempo discreti, potete ben immaginare, al posto di integrare ci mettete una sommatoria ed è la stessa cosa. L'autocorrelazione è la correlazione del segnale con se stesso. E quindi il secondo segnale, invece di essere un altro segnale Y ritardato e coniugato, è se stesso ritardato e coniugato. Infatti si chiama autocorrelazione. Con questa definizione è chiaro che se valutate l'autocorrelazione o la mutocorrelazione in zero, ritardo nullo, questa è proprio la definizione di mutua energia per due segnali. E questa è esattamente la definizione di mutua potenza, potenza mutua. Quindi l'autocorrelazione in zero dà l'energia mutua fra i due segnali o la potenza mutua. La mutua correlazione in zero. L'autocorrelazione in zero dà l'energia o la potenza del segnale. Come dovreste ben ricordare.
dovreste anche ricordare un'altra cosa che riguarda la relazione ingresso-uscita fra sistemi. Se avete una coppia di sistemi in cui l'ingresso è x con 1, risposta impulsiva h con 1, uscita y con 1, e l'altro sistema ha ingresso x con 2, risposta impulsiva h con 2, uscita y con 2, allora dovreste ricordare che la mutua correlazione tra i due segnali in uscita y1, y con 2 è uguale alla correlazione fra le risposte impulsive convoluto correlazione fra gli ingressi. E in particolare, se avete a che fare con un unico sistema, quindi volete l'autocorrelazione dell'uscita in funzione dell'autocorrelazione dell'ingresso e della risposta impulsiva del filtro, allora l'autocorrelazione dell'uscita è pari all'autocorrelazione dell'ingresso convoluto l'autocorrelazione del filtro. Ok? Questa teniamo da parte perché voglio riprenderla dopo quando introdurremo la densità spettrale di potenza e di energia. Vi faccio notare che noi avremo sempre a che fare con filtri stabili e un filtro non cambia la natura del segnale, quindi se x in ingresso è di energia, l'uscita y sarà di energia. Se x in ingresso è di potenza, l'uscita y sarà sempre un segnale di potenza. Tuttavia questo segnale qui, h, quello che rappresenta la risposta impulsiva del filtro, poiché è stabile, è per forza un segnale di energia. Se vi ricordate la definizione di stabilità di un filtro, quando è che un filtro si dice stabile? Almeno bimbo stabile. Se l'ingresso è limitato, dà luogo a un'uscita sempre limitata. Poi avete fatto un teorema che vi diceva che se l'integrale del modulo di risposta impulsiva è finito, allora il filtro è stabile. Ma l'integrale del modulo di risposta impulsiva finita vuol dire che a maggior ragione l'integrale del modulo quadro della risposta impulsiva è finita, ma l'integrale del modulo quadro della risposta impulsiva si chiama energia del filtro. Quindi la risposta impulsiva del filtro è sempre un segnale di energia, ok? Perché è stabile. Se fosse un segnale di potenza andrebbe dall'infinito a più infinito e la sua energia sarebbe infinita e quindi non sarebbe un filtro stabile. Altro concetto molto importante in teoria dei segnali è la densità spettrale. Spettrale di energia se il segnale è di energia, una densità spettrale di potenza se il segnale è di potenza. Gli acronimi comunemente utilizzati sono o ESD o PSD, in inglese Energy Spectrum Density, Power Spectrum Density. Come sono definiti? Anche in questo caso mi introduco direttamente la densità spettrale mutua fra due segnali. Poi la densità spettrale di un segnale è la densità mutua dove il secondo segnale è se stesso. Quindi la densità spettrale di energia o di potenza mutua fra i segnali x e y, in genere la utilizziamo sempre la lettera S maiuscolo, è
la media statistica della trasformata di Fourier in uno dei due segnali per il secondo coniugato, oppure il limite per t che tende a infinito di 1 su t la media statistica della trasformata di Fourier dei due segnali troncati nel tempo. La definizione sopra è la definizione di energy spectrum density quando si ha a che fare con segnali di energia. La definizione sotto è quella di power spectrum density se si ha a che fare con segnali di potenza. In questa seconda definizione qui sotto, come dovreste ricordare, la quantità x vertice t grande è la trasformata di Fourier del segnale limitato all'intervallo meno t mezzi e t mezzi, perché se ricordate nella definizione di potenza di un segnale voi prendevate la media statistica del segnale modulo quadro e poi lo integravate nell'intervallo meno t mezzi e t mezzi e poi dividete per l'ampiezza dell'intervallo. Qui la trasformata di Fourier di quello che c'è all'interno dell'integrale, e quindi è come se estendete l'integrale fra meno infinito e più infinito, ma a quel punto dovrete limitare il segnale all'interno dell'integrale nell'intervallo meno t mezzi e t mezzi. Ok? Quindi con la notazione di sotto è per dire la trasformata di Fourier del segnale limitato all'intervallo meno t mezzi e t mezzi. Ok? Teoria dei segnali. Vi faccio un rapido esempio per capire perché si chiama densità spettrale. Scusate, prima di tutto è chiaro che questa è la densità spettrale mutua. La densità spettrale invece di un solo segnale è definita come S con X, X di F. Quindi un segnale per se stesso coniugato, e quindi sarebbe il segnale modulo quadro. Ok? Quindi la densità spettrale di energia di un segnale è la media statistica del modulo quadro della trasformata di Fourier del segnale. Dicevo, per capire il motivo per il quale questa quantità si chiama densità spettrale, basta andare a guardare, vi faccio solo un esempio per l'energia e la potenza, è altrettanto semplice. Se voi guardate la definizione di energia di un segnale, questa è l'integrale della media statistica del modulo del segnale al quadrato. Ok? Ora, supponete che io possa scambiare l'ordine degli integrali. In quel caso c'è prima l'integrale del tempo e poi l'integrale della media. Media statistica, quindi integrale di questa quantità per la densità. Supponete possiamo scambiare l'ordine di questi due integrali. Allora, quella quantità può essere anche scritta come media dell'integrale. Ma la media, o meglio, questa integrale qui, integrale del modulo quadro di x per il teorema di Parseval,
è uguale all'integrale del modulo quadro di x di f. Ok? Vi ricordate il teorema di Parseval? Integrale x e t modulo quadro, o più in generale, integrale di x e t per y con y di t è uguale all'integrale di x di f per y con y di f. Potete passare al dominio della frequenza. A questo punto, se si può scambiare di nuovo l'ordine dei due integrali, media statistica con integrale nel dominio della frequenza, ottengo l'integrale della media di x di f modulo quadro. Ma questo oggetto qui è appena stato definito di sopra come densità spettrale di energia, ESD. Ok? E questo ci fa proprio capire il motivo per il quale si chiama densità spettrale di energia. Perché è una densità? Infatti, se la integro, ottengo l'energia. Per questo si chiama densità di energia. Come la densità di massa, se viene integrata sul volume, dà la massa. Come la densità di probabilità, se viene integrata, dà la probabilità. La densità di energia, se viene integrata, dà l'energia. Per questo motivo, questo oggetto qui dentro l'integrale si chiama densità, perché è una densità. Ci aggiungo anche di energia per ricordarmi che è una densità di energia, cioè che il suo integrale fa energia e non una potenza. E a questo punto aggiungo anche la parola spettrale per ricordarmi che stiamo nel dominio della frequenza. Guardate, per lo stesso motivo questo potrebbe essere una densità temporale di energia, perché il suo integrale dà un'energia. E quindi questa è la densità di energia anch'essa. Siccome sta nel tempo, potremmo chiamarla densità temporale di energia. Ci dice nel tempo come è distribuita l'energia. L'esempio l'ho fatto con l'energia, ma si può ripetere con la potenza. L'ho fatto con l'energia di un segnale, ma si può ripetere con l'energia muta o potenza muta del segnale. E come al solito questa definizione per quanto riguarda la densità di energia o di potenza muta quando ho a che fare con segnali di tempo continui, quando ho a che fare con segnali di tempo discreti, la definizione è simile. Ricordate di metterci la ni, che è la lettera standard che utilizziamo per la nostra notazione quando abbiamo a che fare con la trasformata di Fourier di un segnale di tempo discreto, e ricordatevi che essendo un segnale di tempo discreto la sua trasformata di Fourier è periodica, di periodo 1. E quindi vi interessa soltanto l'intervallo di frequenze ni che vanno da meno un mezzo e un mezzo. Ma queste sono cose che già sapete. Bene. Un altro commento molto importante. La densità spettrale è molto importante perché ci dà in un colpo solo due informazioni. Se la integro ottengo l'energia o la potenza del segnale, quindi subito capisco quant'è la potenza o l'energia di quel segnale solo con la densità spettrale. Se invece guardo quella densità spettrale e vedo dov'è apprezzabilmente diversa da zero, capisco la banda del segnale. Cioè se la densità spettrale va da meno 5 a 5 Hz e poi si annulla, la banda di quel segnale è 5 Hz. Quindi guardando la densità spettrale di energia o di potenza, io posso capire subito la potenza del segnale, basta che la integro, e la banda del segnale, basta che vado a guardare dove è apprezzabilmente diversa da zero. Dico apprezzabilmente diversa da zero perché non tutti i segnali sono rigorosamente a banda finita. Altra teorema molto importante che avete studiato a teoria dei segnali e che lo utilizzeremo molto spesso è la relazione che lega la correlazione
autocorrelazione, a mutua correlazione, con la densità spettrale. Scusate, un altro commento. Al solito io vado a fare qui la media, perché mi devo ricordare che quello è un segnale aleatorio. Quindi se non facessi la media avrei lo spettro di una realizzazione di quel segnale. Quindi se la guardassi oggi avrebbe un aspetto, se la guardassi domani avrebbe un altro aspetto e così via. Io voglio invece un comportamento medio. Altra cosa, vi ricordo che la densità di energia o di potenza ha due importanti proprietà. È positiva, per forza. Altrimenti, se fosse in qualche punto negativa, io la andrei a integrare in quel punto e allora potrei dire che la potenza, il contributo di potenza di quel segnale in quell'intervallino dove è negativa, ma che senso ha una potenza e un'energia negativa? La potenza e l'energia sono positive, quindi la densità spettrale è per forza positiva ed è anche reale, perché se non fosse reale il suo integrale sarebbe complesso e non avrebbe senso parlare di una potenza complessa o di un'energia complessa, ok? Quindi la densità spettrale è una funzione reale e positiva. Torniamo indietro e enunciamo un importante teorema. Wiener Cincin. Che ci dà un valido strumento per calcolare la densità spettrale. In particolare autocorrelazione o mutua correlazione fra una coppia di segnali e densità spettrale di quella coppia di segnali sono legati attraverso l'operazione trasformata di Fourier. Quindi se avete la autocorrelazione e ne fate la trasformata di Fourier ottenete la densità spettrale. Viceversa, se avete la densità spettrale ne fate l'antitrasformata, ottenete l'autocorrelazione o mutua correlazione. E a questo punto cioè ora che abbiamo richiamato il teorema di Wiener-Cincin vi faccio vedere l'equivalente di questa relazione che lega l'ingresso e uscita di un filtro, le autocorrelazioni ingresso e uscita del filtro nel dominio della frequenza. Infatti se faccio la trasformata di Fourier, la trasformata dell'autocorrelazione dell'uscita è la densità spettrale dell'uscita. La trasformata dell'autocorrelazione ingresso è la densità spettrale dell'ingresso. La trasformata dell'autocorrelazione del filtro è la densità spettrale, stavolta di energia del filtro. Poiché abbiamo un prodotto di convoluzione del tempo, qui c'è un prodotto ordinario. Badate che avrò sempre a che fare con un filtro deterministico, quindi il segnale H sarà deterministico. Non solo, avrò sempre a che fare con un filtro stabile e quindi il segnale H sarà di energia. Quindi questo segnale H è un segnale di energia e deterministico. Quindi la sua autocorrelazione è l'integrale di H per H ritardato, basta. Vuol dire che la sua trasformazione di Fourier è H per H coniugato, cioè H in modulo quadro. Come ben sapete, se avete domande interrompetemi. Ripeto, se il segnale H che rappresenta la risposta impulsiva del filtro è deterministico, e in genere sarà sempre così perché un filtro è in genere deterministico, e di energia, e sarà sempre in genere così perché il filtro è sempre stabile, allora l'autocorrelazione è semplicemente l'integrale di H per se stesso ritardato e la sua trasformata di Fourier è H per H coniugato, cioè H modulo quadro.
E questa è una relazione che ricordate, teoria segnali, avete visto? Me la sono tenuta adesso perché abbiamo appena richiamato il teorema di Wien-Kinchin e qui l'abbiamo sfruttato. Facciamo un piccolo esempio. E supponiamo di avere a che fare col segnale. Il più semplice è poter immaginare un coseno, un segnale sinusoidale ad ampiezza A fase iniziale φ, frequenza F0, e lo prendiamo talmente semplice che addirittura è tutto deterministico, quindi ampiezza A è deterministica, la frequenza F0 è deterministica e anche φ è deterministica. Ne calcoleremo la trasformata di Fourier, cosa immediata e semplice, l'autocorrelazione e la densità spettrale. Ricordatevi che la trasformata di Fourier e la densità spettrale sono due cose differenti. Una è la trasformata di Fourier del segnale, l'altra è la densità spettrale, quindi ha a che fare col modulo della trasformata di Fourier, se è di energia, se è di potenza, c'è anche un limite, ok? Non sono la stessa cosa. Cominciamo a valutare la trasformata di Fourier di x. È un coseno e quindi dà luogo a due delta di Dirac. Una a frequenza fc, f0 scusate l'ho chiamata, e l'altra a frequenza meno f0. Quindi è a elevato a f mezzi delta di f meno f0 più a elevato a meno f mezzi delta di f più f0. Perché il coseno lo scrivo come la parte reale della somma di due esponenziali complessi e ogni esponenziale complesso dà luogo a una delta di Dirac. Ripeto, con lo spettro trasformato di Fourier, insomma, del segnale non lo utilizzeremo mai perché non ci serve a nulla, perché il segnale sarà sempre aleatorio e quindi questa quantità qui sarà aleatoria. Noi invece valuteremo la densità spettrale, che ha a che fare con l'energia potenza ed è soprattutto una quantità deterministica. Per calcolare la densità spettrale, che in questo caso è di potenza perché è un coseno, quindi è un segnale periodico e di conseguenza è un segnale di potenza, quindi parlerò di PSD, calcolo la correlazione. È un segnale tempo continuo, la notazione standard che utilizziamo è tau per definire il ritardo. Se fosse stato tempo discreto, allora il ritardo sarebbe stato un indice intero, m. Avremmo valutato la correlazione di x nel punto m, m un intero. Qui invece è un segnale tempo continuo, quindi valutiamo la correlazione di x nel punto tau, tau un reale. L'autocorrelazione è la media temporale della media statistica, ok? La media statistica qui non ha senso farla perché il segnale è deterministico, rimane soltanto la media temporale e quindi è il limite per t che tende a infinito di 1 su t integrale tra meno t mezzi e t mezzi della media statistica, che non serve farla, la ometto, del segnale per se stesso ritardato e coniugato. È reale, il coniugato non serve. Qui segnale per se stesso, quindi a coseno per a coseno. Quindi avrò a quadro
coseno di 2π greco f0t più φ, coseno di 2π greco f0t meno tau più φ. Questa è l'autocorrelazione. Ora sfrutteremo per risolvere questa integrale le formule Prostaferesi, scusate, e Werner. Le utilizzeremo sempre all'interno di questo corso. Quindi ricordatele e portatele sempre a mente. In particolare, coseno lo posso scrivere come coseno della somma più coseno della differenza diviso 2. E allora questa quantità diventa limite per t che tende a infinito 1 su t integrale fra meno t mezzi e t mezzi a quadro mezzi coseno della somma è coseno di 2π di 4π greco f0t più scusate meno 2π greco f0 tau più 2φ. Ho fatto la somma degli angoli dei due coseni più coseno della differenza che è 2π greco f0t vanno via, rimane soltanto questo secondo coseno di 2π greco f0 tau phi e phi vanno via. Ripeto, un esempio estremamente semplice che avete fatto forse molte volte a teoria dei segnali, ma è istruttivo ricordarlo. A questo punto svolgiamo questa integrale. Vi ricordo che l'integrale è in dt, qui tutto quello che non è t è una costante. Questo è un coseno a frequenza 2f0 più una fase costante. Il coseno è un segnale periodico, la media temporale è un segnale periodico, è semplicemente la media del periodo, l'integrale sul periodo, ma il coseno integrato di un periodo fa 0. Quindi questo contributo dell'integrale fa 0. Quest'altra quantità qui invece dipende da tau, va fuori l'integrale, e la media temporale di una costante 1 e la costante stessa 1. Quindi rimane soltanto questo oggetto. A quadro mezzi coseno di 2π greco f0 tau. Ve lo ripeto, questa quantità qui andrà a 0, non lei, il suo integrale, cioè integrale di fa 0, perché l'integrale di un coseno sul periodo, coseno a frequenza 2f0 meno fase, quindi è un coseno. Questa quantità qui invece è costante, va al di fuori dell'integrale, e la media temporale di una costante è la costante stessa. Ascoltatevi, non guardate quello che c'è scritto alla lavagna, ascoltatemi. Ripeto, questa quantità qui è un coseno, cioè un segnale periodico, coseno a frequenza 2f0t più fase. L'integrale di un segnale, la media temporale di un segnale periodico è la basta si ricondurre, cioè l'integrale sul periodo, e l'integrale del coseno sul periodo fa 0. Viceversa, questa quantità è una costante, la media temporale di una costante è la costante stessa. Questa è l'autocorrelazione.
Da questa valuto due cose piuttosto importanti: la potenza del segnale, che è semplicemente l'autocorrelazione in zero, ma il coseno a ritardo zero fa 1 e dunque rimane a 4 mezzi, cosa che voi sapete benissimo. La potenza è un segnale sinusoidale e l'ampiezza al quadrato diviso 2, anche chiamata ampiezza efficace, mentre invece A su radice 2 è l'ampiezza efficace, scusate, A su radice 2 o valore RMS. Se invece ne faccio trasformate le Fourier, ottengo la densità spettrale di potenza, ma la trasformate in coseno è una coppia di delta, ti dirà, una a frequenza F0 e l'altra a frequenza meno F0 diviso 2, c'era già un a 4 mezzi davanti, rimane a 4 quarti. Bella differenza fra la trasformata di Fourier e la densità spettrale. Se facessi un disegno, la trasformata di Fourier sarebbe una coppia di delta a frequenza F0 e meno F0, la cui ampiezza è A per elevato a meno Fi mezzi e A per elevato a Fi mezzi. Viceversa, la PSD è sempre una coppia di delta di Dirac, ma di ampiezza a 4 quarti e a 4 quarti. Come potete vedere è simmetrica, è reale e è positivo. E il suo integrale quanto fa? Beh, è l'integrale di due delta. L'integrale di questa delta fa 1 per la sua ampiezza a 4 quarti. L'integrale di quest'altra delta fa 1 per la sua ampiezza a 4 quarti. A 4 quarti a destra e a 4 quarti a sinistra dà luogo alla 4 mezzi, che è proprio la potenza del nostro segnale. Casa potete ripetere l'esercizio nel caso in cui A è un uniforme sull'intervallo 0,1 e Fi è un uniforme sull'intervallo 0,2π. F indipendente. Mentre F0 è ancora una costante deterministica. E B, il caso in cui A è deterministica e anche Fi è deterministica. Quindi sono due costanti deterministiche, mentre F0 è una variabile aleatoria uniforme nell'intervallo 0-4000 Hz.
fatevi questo esercizio a casa e vedete, calcolate quindi la PSD e la potenza. Quindi basta calcolare la PSD e avete fatto. Quindi calcolate l'autocorrezione, la somma di Fourier, ottenete la PSD, integrale, ottenete la potenza. Il primo caso, l'ampiezza e la fase sono variabili aleatorie indipendenti. L'ampiezza è, prende valori su 0 e 1, tutto l'intervallo tra 0 e 1 è un continuo, una variabile aleatoria continua. E la fase φ prende valori in 0 e 2 π greco, un'altra variabile aleatoria uniforme fra 0 e 2 π greco. Nel secondo caso invece ampiezza e fase sono deterministiche ed F0 è una variabile aleatoria uniforme nell'intervallo 0 e 4000 Hz, qui fra 0 e 4 kHz. La densità è quindi 1 su 4000. Ok? Va bene. Penso che con questo possiamo chiudere gli argomenti di teoria dei segnali e cominciamo a introdurre qualcosa del corso. Però prima di fare ciò, scusate, voglio ricordarvi anche altre due cose. Uno è il decibel, che penso che voi conosciate per bene, tuttavia verrà utilizzato ampiamente in questo corso, quindi meglio reintrodurlo. Il decibel è un'unità di misura logaritmica che valuta il rapporto fra due grandezze omogenee, due potenze, due energie. E se avete una certa grandezza x, che è il rapporto fra due oggetti, ad esempio x potrebbe essere il rapporto fra la potenza di segnale e la potenza di rumore, il rapporto fra due grandezze omogenee, in questo caso parleremo di SNR, Signal to Noise Ratio, rapporto segnale-rumore. Bene, se voglio passare da x espresso in naturali a x espresso in decibel, cosa devo fare? 10 logaritmo in base 10 di x. Se invece voglio passare, ho i decibel e voglio tornare ai naturali, l'operazione da fare è 10 elevato alla x espresso in decibel diviso 10. Quindi se x fa 1, il che significa che quelle due grandezze sono uguali fra di loro, allora 10 log 10 di x fa 0, quindi quando le due grandezze sono omogenee fra di loro, quindi in naturale 1, abbiamo 0 decibel. 0 dB vuol dire che le due grandezze sono uguali. Se le due grandezze sono una 10 volte più grande dell'altra, in particolare il numeratore, nel nostro esempio la potenza di segnale, è 10 volte più grande della potenza di rumore, allora quel rapporto fa 10, e 10 log 10 di 10 fa 10, perché log 10 di 10 è 1, per 10 fa 10. Quindi se io dico 10 dB, sto dicendo che quel rapporto, il numeratore è 10 volte più grande del dominatore. Nel nostro esempio il segnale è 10 volte più potente del rumore. E se fosse 100 volte più potente? 10 log 10 di 100 fa 20, perché log 10 di 100 è 2, per 10 fa 20. Quindi se io dico 20 decibel, sto dicendo semplicemente che il numeratore è 100 volte più grande del denominatore.
1000 volte più grande, 30 decibel. 10.000 volte più grande, 40 decibel. 100.000, 10 alla 5, 50 decibel. 10 alla 6, 60 decibel, e così via. 10 alla 10 volte più grande, 100 decibel. Se a qualcuno piace la musica, magari si ricorderà quant'è il rapporto segnale-rumore garantito da un compact disc. Siamo sui 90 dB circa. 90 decibel vuol dire che il segnale utile rispetto al rumore è 10 alla 9 volte più grande, quindi un miliardo di volte più grande. I decibel vengono utilizzati perché a noi interessa sapere spesso, appunto, quante volte più grande una quantità rispetto a un'altra, e sapere che una quantità fa x e l'altra fa x più 3 ci interessa poco, perché valuteremo rapporti enormi in cui il segnale, per fortuna, sarà enormemente maggiore del rumore. E quindi andremo a valutare rapporti segnale-rumore di 20 dB, 30 dB, 50 dB. È un modo più comodo per descrivere la cosa, piuttosto che dire un milione di volte più grande, un miliardo di volte più grande, un miliardo 750.000, piuttosto lungo. Invece con i decibel è molto più pratico. Un altro numero tondo che esce fuori è quando il segnale è il doppio, il numeratore è il doppio del denominatore. In quel caso abbiamo 10 log 10 di 2. Se lo fate sulla calcolatrice viene fuori quasi 3. 3 dB. Quindi se io vi dico 3 dB, 3 decibel, stiamo dicendo che una grandezza è il doppio dell'altra. E chiaramente, se vi dico che una grandezza è la metà dell'altra, un mezzo, ho semplicemente ribaltato il logaritmo e quindi cambia solo segno: meno 2 dB, meno 3 dB. È 10 volte più piccola, un decimo, meno 10 dB. È 100 volte più piccola, un centesimo, meno 20 dB, e così via. 1000 volte più piccolo, meno 30, 10 alla meno 5, meno 50, 10 alla meno 7, meno 70. Ricordatelo, in tutti gli esercizi che faremo utilizzeremo sempre, sarà un conto fatto in naturali, ma alla fine poi diremo ok, 7524 uguale, adesso non so quanto, 22 dB. Ok, e a questo punto, prima della pausa, sempre se c'è tempo, non c'è tempo, allora lo facciamo dopo la pausa.